Benvenuti o ben ritornati a casa mia. Allora, dietro alle mie spalle c'è la porta scrigno, poi magari vi farò un tour. Adesso vi faccio vedere solo le modifiche che ho fatto. Qua ho messo questa pianta che avevo preso all'IKEA, il divano. Come potete vedere, c'è solo giusto qualcosina in giro qua e là, niente di che. Un po' di, come si dice, di giochini in giro della bambina e basta. Qua, come potete vedere, ho fatto già una piccola modifica. Vi invito a recuperare vecchi video così vedete com'era prima. Comunque ho messo la lanterna che era alle mie spalle. Questo mobiletto era su in mansarda. La TV non va perché l'ho staccata definitivamente. Perché non guardiamo più la TV, ne abbiamo solo una dove mio figlio la usa per giocare. Le mie amatissime piante, poi qua ho messo un puff bello grande dove la bimba tiene i suoi giochini, la mia solita poltrona di IKEA. Ho preso questo bellissimo tappeto che era in super 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 offerta. E poi, se vi ricordate, qua c'era il mobile che vedete tra poco. E diciamo praticamente ho fatto uno scambio. Questo era in cucina e quello che c'è in cucina era di qua. Poi adesso capirete. Comunque, secondo me è molto più carino così. Mi piace. E poi, ovviamente, devo ancora fare qualche piccola modifica. Qua, intanto che vedo le cose, sistemo. Qua le mie amate piante, come sempre. Poi la novità di quest'anno è che ho preso il dondolo per questo è un dondolo per esterno. Aspetta che magari mi metto così, lo vedete. Ecco qua, è un dondolo per esterno. L'ho comprato poco prima dell'estate, l'ho usato pochissimo perché poi ho iniziato a lavorare e adesso che è brutta stagione, che fa freddo, piove, mi dispiaceva lasciarlo fuori, quindi l'ho portato in casa e lo sfruttiamo ancora un pochino, anzi penso che lo lascerò qua definitivamente perché mi piace moltissimo. Vabbè, il solito quadro e penso che questa è la solita postazione, ovvero c'è la pianta con il mio mobiletto shabby e un altro puff dove tengo il pellet e i cuscini qua, solito, questo è rimasto sempre uguale. E adesso ci trasferiamo velocemente in cucina, così vedete il caos. Ecco, in cucina già c'è un po' più di casino. Vedete tutto il bancone da sistemare, lì c'è la scopa perché appunto è venuto il muratore a farmi dei piccoli lavoretti, quindi devo tirare su tutto lo sporco che mi ha lasciato in giro. E qua, come potete vedere, ho appena pranzato, quindi ho piantato tutto lì. Ho detto, vabbè, tanto devo già sistemare casa, quindi ne approfitto e faccio un video insieme ai miei carissimi amici di YouTube. E questo è il mobile che vi dicevo, eccolo qua, questo era in soggiorno e l'ho portato di qua in cucina con le mie amate piante. Io sono ossessionata dalle piante, questo prima era di questo colore, non fate caso alla polvere, era di questo colore e l'ho dipinto di bianco. Comunque vi invito anche qui a recuperare il video perché c'è il video dove io dipingo questi mobili e anche di qua questo era dove c'era la TV. Adesso c'è il microonde che devo farlo attaccare all'elettricista e niente, molto molto carino, mi piace molto di più così. Lì c'è la pianta, la finestra e poi questi due quadri che sono nuovi, ecco qua. E niente, poi non vedo l'ora che arriva l'elettricista, così mi sistema anche il microonde e posso finalmente usarlo perché averlo qua così è un po' uno spreco. E niente, qua ci sono i giochini della bimba da sistemare e niente, poi la cucina è sempre la solita, molto molto caotica perché ultimamente sto lavorando tantissimo e veramente la casa purtroppo rimane un po' trascurata. Quello che andiamo a fare oggi è
sistemare ovviamente, perché necessita, come potete vedere, di una bella sistemazione questa povera casa, questo povero soggiorno barra cucina, un open space. E poi passerò semplicemente un po' la scopa sul pavimento, non faccio nient'altro perché appunto devono farmi i lavori. Smetto di parlare come sempre, che sto diventando una chiacchierona, dopo i video sono troppo lunghi e vi annoiate, e non voglio che vi annoiate, quindi vado a recuperare il cavalletto e ci mettiamo a pulire, e scelgo anche la musica da ascoltare mentre sistemo casa. Che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con tanti bei pollici in su, commentate qua sotto tramite commento, recuperate i vecchi video così vedete com'era prima la disposizione del soggiorno e della cucina. Detto questo, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video qui su Casa e Dispensa. Ciao!